Ogni anno, ogni mese, ogni giorno ci troviamo di fronte a una sfida spirituale. Siate svegli, partecipare a ciò che è importante. Apri la tua mente e il cuore per la pace reale. Abbi fame per la vera pace. Gesù lo mette in questo modo. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. San Paolo dice a Timoteo di essere pronto in ogni occasione opportuna e non opportuna, ma tu sii vigilante in ogni cosa. Ma ogni anno, ogni mese, ogni giorno ci sono troppe cose nella nostra agenda quotidiana per poter essere in grado di essere vigile alla realtà di Dio qui con noi. Siamo troppo impegnati per poter vegliare. Siamo troppo impegnati per poter partecipare nella cosa importante nella vita. Potremmo essere disposti a lasciare che Dio ci controlla il futuro, ma non che ci controlla il presente. Gesù dice che è urgente, ma beh, forse per me non è abbastanza urgente. La realtà di Dio, se non si lascia coprire con tutte le molte cose che vogliamo da fare, che dobbiamo fare, mi unisce con me stesso e con Dio. La realtà di Dio unisce le persone tra di loro e con Dio. Conosci la storia del vecchio saggio rabbino cercando di spiegare ai suoi studenti sul passaggio dalle tenebre alla luce? Chiese ai suoi studenti: "Come puoi dire quando sono passate le tenebre e comincia il giorno?" Gli studenti dissero: "E quando c'è abbastanza luce per riconoscere correttamente un animale o un albero." Delicatamente il rabbino spiegò: "No, è quando si può guardare un uomo o una donna e riconoscerli come tuo fratello e sorella. Perché se non riesci a riconoscere il fratello, anche te stesso, nella faccia di un estraneo, le tenebre non hanno ancora cominciato a sciogliersi e la luce non è ancora venuta." Giovanni Battista disse ai farisei che erano venuti a lui nel deserto: "Fate dunque frutti degni di conversione." L'originale parola greca per il pentimento, metanoia, infatti significa cambiare la tua prospettiva o punto di vista dall'ordinario punto di vista, assumendo invece uno punto di vista più ampio. Quello del io più profondo, dove Dio dimora. Per ognuno di noi questo sarebbe una sorta di risveglio o una sorta di nuova nascita, il frutto di una prospettiva più profonda che viene alla superficie. Più ci permettiamo questa prospettiva a crescere in noi, quanto più si vive come l'uomo nuovo che San Paolo cita. Uomo nuovo che, come dice lui, è creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera. Siamo chiamati a camminare nello spirito della nuova persona, l'uomo nuovo. Possiamo permettere che questo accada, più ci resto felicemente in Dio, invece di riposare nel mio uomo naturale o io ordinario. Noi di solito trascorriamo la vita con il punto di vista ordinario, quello dell'uomo naturale, come San Paolo lo chiama. Questa visione è oscurata. È come indossare occhiali da sole scuri in un bel tempio di notte. Non si può vedere la bellezza. Paolo dice ai Corinzi: "L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché
perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Agli Efesini disse che certe persone sono accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio, a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Dio, attraverso Cristo, ci dà l'inabitazione del suo Spirito Santo. Pertanto, come San Paolo dice ai Corinzi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. È l'uomo vecchio, o l'uomo naturale, che si è andato, ed è l'uomo nuovo che è arrivato in Cristo, perché, come Paolo dice ai Colossesi, vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio, con le sue azioni, e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine del suo Creatore. È il frutto della prospettiva superiore, più profonda o più elevata, è una pace. È la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza. Giovanni Battista insegnava ai suoi ascoltatori che Dio sarebbe arrabbiato con coloro che stanno nel sentiero sbagliato, ma non sembrava sapere che Dio prende l'iniziativa con un amore che salva coloro che non sono degni. Era Gesù che ci ha mostrato questo. Infatti Giovanni Battista era molto preoccupato su Gesù, perché Giovanni attendeva il Messia come uno che andrebbe a distruggere i cattivi. Ma Gesù non ha fatto così. Gesù ha riconosciuto Giovanni Battista come colui che ha aperto la strada per lui, per Gesù, ma quando Giovanni, mentre era in prigione, mandò messaggeri esprimendo i dubbi di Giovanni su Gesù, Gesù inviò i messaggeri a Giovanni indicando i frutti del lavoro pastorale di Gesù stesso, la guarigione e il perdono. E ha anche dato loro questa benedizione misteriosa. E beato colui che non si scandalizza di me. Beati noi che non chiudiamo i nostri cuori a Gesù Cristo. Questo sicuramente è il principale significato di fede. Aprire i nostri cuori in fiducia. Il ministero di Gesù di guarigione e di perdono ci mostra, se lo vogliamo vedere, che l'apertura del nostro cuore a Dio nella fiducia porta dei risultati meravigliosi, il perdono e la guarigione meravigliosa. Quelli che sono spiritualmente morti prendono vita, i poveri spirituali riceveranno buone novelle portate a loro. Il regno di Dio, sempre a portata di mano, ora è la nostra casa. Forse è questo ciò che il profeta Isaia, 700 anni prima di Giovanni e Gesù, prevedeva in modo simbolico. La guarigione interna, il vedere chiaro, la pienezza della vita quando è vissuta in Cristo, la vita divina sulla terra, un tempo di profonda pace e gioia. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Paolo ci ricorda le profondità o le altezze di noi stessi. Non sapete, racconta ai Corinzi, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi,
Il Tempio è il Tempio di Dio e non c'è buon posto nella nostra vita per l'adorazione degli idoli o vanità, come il nostro sé ordinario o ego tende sempre da fare. Il salmista si chiede: chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e che non giura con frode. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. Che cosa succede sulla collina del Signore, dove si entra nel Tempio del Signore? Bene, che succede in noi stessi? Noi che siamo noi stessi il Tempio dello Spirito Santo, quando entriamo profondamente nel Tempio. Quello che succede è che noi diamo nascita a Cristo, a Dio con noi. Intorno al 750 a.C., Isaia profetizzò: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele, Dio con noi». Nel mondo di oggi, padre John Maine dice che ogni momento è un momento di Cristo, di Dio con noi. Se siamo presenti adesso, diamo vita a Cristo e trasmettiamo Cristo agli altri attraverso la nostra vita e il nostro lavoro. Tu ed io siamo sfidati da Dio di liberamente fare la sua volontà. Quando una persona accetta, poi, come il famoso storico Arnold Toynbee ha dichiarato, la sua ricompensa per volere ciò che è la volontà di Dio è che egli si ritrova preso da Dio in partenariato nel fare il lavoro creativo di Dio. Certamente non un progetto del mio ego. Tale è la via della pace interiore. Non è la nostra pace, ma la sua pace. Gesù disse: «Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi».